è partita anche questa finale metri 10.000 appunti, sono 41 gli atleti in gara. Quindi partita da 20 secondi la gara Giulia Maschi, ricordiamo per chi ha finito di correre il campionato di riconsegnare il chip in segreteria, ok? Quindi ricordarsi agli atleti di riconsegnare il chip in segreteria. Siamo già a meno 24, Menegaldo 28, le prime due posizioni sono create già due treni nelle prime posizioni. Siamo già al rettilineo opposto all'arrivo. Ovviamente il gruppo compatto. Al passaggio siamo ai meno 23, si entra nel vivo della gara, in quanto sentiremo suonare la campana e l'atleta 113 Morelli della pattinatori Spinea a sentire per primo la campana, quindi si entra nel vivo. Al passaggio sarà assegnazione del punteggio, lo vediamo al primo due punti, al secondo un punto, così fino all'ultimo giro e al traguardo finale poi sarà assegnazione di tre punti, due punti e un punto. Adesso già siamo concentrati per il traguardo del meno 22, meno 22 al traguardo, foto già volata. Giotto, 210 Siviglia, 94 Giotto, 210 Siviglia, numero 84 Angelini ammonito. Quindi già segnato i primi due punti, oggi. Siamo alla volata di meno 21. Diciotto Mullari, 46 Bossi. 18-46 Mullari. Siamo al passaggio dei meno 20, si è creato un gruppetto in testa per questa volata. Centotrentasette Montiero, 94 Canazza, quindi 197 Montiero e poi Canazza. Siamo già al rettilineo, al passaggio per la volata dei meno 19. Ed è volata 203 Menegaldo, 96 Giotto. Attenzione atleti, si sospende la gara, fermarsi per favore, gara sospesa, attenzione al passaggio dell'arrivo, purtroppo il nostro si è alzato, andate a destra a sinistra, non passate al centro, non vi preoccupate, non vi preoccupate, non passate al centro, si è alzato il nastro, purtroppo dobbiamo sospendere la gara. Attenzione a non passare al centro della pista. Quindi fermarsi, per favore non passate più dall'arrivo.
E quindi è ripartita la finale junior maschi, ovviamente 25 giri del percorso. Ovviamente almeno 23 sarà Campana, meno 22 si ricomincia con l'assegnazione del punteggio. Già sono all'ingresso curva, stanno già affrontando il rettilineo di arrivo, si aprono il ventaglio gli atleti per prendersi la posizione migliore. Ardito in prima posizione, poi Giotto, i due atleti dell'Alto Cercato rispettivamente in seconda e terza posizione. Sono già al rettilineo posto all'arrivo. Dopo ed è quindi già all'arrivo per sentire la campana di almeno 23. Si apre il gruppo al dettaglio ancora Mullai, Ardito, Giotto, Siviglia, sono le prime tre posizioni di questa 10.000 metri a punti. Ovviamente il gruppo compatto, stiamo entrando nel vivo di questa 10.000 punti, abbiamo appena sentito la campana, quindi al passaggio dei meno 22 sarà assegnazione del punteggio. Infatti il gruppo già si è allungato, si vede, non vediamo più il ventaglio del giro precedente ed è subito battaglia per questa assegnazione del punteggio del meno 22. 18 Mullai, 96 Giotto, quindi 18 Mullai, 2 punti, 96 Giotto, 1 punto. Questa è la prima assegnazione del punteggio. Gli atleti sono già nel rettilineo posto all'arrivo. Ancora la treta dello Spinea in prima posizione, gruppo ovviamente sempre allungato, in quanto già siamo in rettilineo per sprintare almeno 21. E già si dà lo sprint. Menegaldo, 137 Montiero. Quindi rispettivamente 2 punti, 1 punto, Menegaldo e Montiero, 203, 137. Passiamo nuovamente già per l'ennesima volata dei meno 20. E Mullai in testa, vediamo se fa la volata. Merra, 113 Morelli, quindi 125 2 punti Merra, 113 1 punto per Morelli. Questa era la segnazione di almeno 20, quasi 4 minuti di gara, siamo nuovamente a sprintare per almeno 19, quindi ancora in volata di tanti dell'Alto Cercato. 96 Giotto, 210 Siviglia, era rispettivamente 2 punti 1 punto. Adesso classifica parziale, vedo Giotto in prima posizione con 3 punti, 2 punti Montiero, scusate Mullai, quindi siamo nuovamente uscita di curva in 100 metri per questo traguardo almeno 18, 4 tempi di gara, si va a sprintare per l'assegnazione del punteggio, vediamo. Apri. 203 Menegaldo, 104 Vox, quindi 203 Menegaldo 2 punti, 104 Vox 1 punto, a prendere l'Alto Cercato.
tempo allungatissimo. Adesso Mullai a fare l'andatura, una curva di atleti, fanno per arrivare adesso al traguardo del numero 17 ed è la finizione del punteggio. 46 Bossi Leonardo, 18 Mullai a Gip, sono i punti rispettivamente di almeno 17, adesso siamo già al rettilineo opposto all'arrivo. Adesso la coda della Padernese in prima posizione, adesso c'è un avvicinamento nella prima posizione, quindi si dà lo sprint, come sapete, dello Spinea quando siamo ai meno 16. ...203 Menegaldo, 100 Baglietta Riccardo, quindi rispettivamente due punti, un punto per la terra dello Spinea della Padernese. Adesso la questione dei doppiati che fanno essere, sono stati raggiunti dal gruppo proprio in questo momento, attenzione ai doppiaggi, ma c'è l'annullo dell'atleta del... ...96 Giotto, 210 Siviglia. Attenzione era 129 Silvestri e Giotto. Ed è ancora in fuga l'atleta della Giura, quindi 129 Silvestri, 94 Canazza. Quindi 129 Silvestri e 94 Canazza sono rispettivamente i due punti, un punto per questo traguardo. Adesso ancora la fuga per l'atleta dell'Arcosecato, devo riprendere la prova dell'HP Padova, Canazza che non si ferma, anzi si prende qualche metro sul piede della fuga, quando siamo almeno 13 si dà al traguardo. 94 Canazza, 129 Silvestri, quindi ancora la fuga in atto con Canazza e Silvestri, HP Padova e Azzurra Pattinaggio sono i due atleti momentaneamente in fuga. Adesso ancora collaborazione tra i due atleti. Il gruppo con 30 metri di svantaggio, siamo lavorati per meno 12. ...129 Silvestri, 261 Pecianti. Numero 125, prima munizione per Merva. Siamo a 8.30 di gara, classifica parziale del numero 303. Menegaldo con S punti, poi 96 per il numero 96 Giotto. Questa è la classifica parziale, ci si è creato un pezzetto in testa, il gruppo con 50 metri di svantaggio. 261 Pecianti, 94 Canazza. 261, 94, rispettivamente due punti, un punto. Senior femmine all'appello. E ancora la fuga, adesso rimangono in due l'atleti del Padova della Azzurra con ancora 50 metri di vantaggio sul gruppo che cerca di reagire al giocatore dello scarpe nido. 94 Canazza, 129 Silvestri, passa adesso il gruppo con Menegaldo seguito da Giotto. Vediamo se risponderà adesso alla fuga il
Il gruppo con circa 40 metri di svantaggio, ancora la fuga, massima collaborazione tra i due atleti, Silvestri e Carazza, resta invariata la distanza, quindi quasi una curva di vantaggio, si muove adesso il gruppo, 10 minuti di gara, volata del meno 9, fasi cruciali. 129 Silvestri, 94 Canazza, rispettivamente 2 punti, 1 punto. Adesso vediamo la classifica parziale momentanea, quando verrà aggiornata. Comunque già gli atleti sono nuovamente all'ingresso, adesso sono all'uscita, il gruppo ha già richiesto la fuga. Quindi si va alla volata del meno 8, 2:40 di gara, volata 96 Giotto, 137 Montiero, quindi rispettivamente 2 punti, 1 punto per Giotto e Montiero. È il passaggio del meno 8, siamo a 11 minuti di gara. Adesso siamo al meno 7. Questi sono 46 Versi, 188 Ballini Emanuele. Sono i due atleti del Bellusco che già vengono ripresi dal gruppo, saranno adesso un gruppetto di 7-8 atleti, ed è ancora il duo del Bellusco in prima e seconda posizione, che si può vedere all'esterno, rilanciare l'andatura per la volata dei meno 6. .188 Ballini, 203 Menegallo. Era la segnazione del punteggio, punto di 2-1. Siamo adesso al rettilineo posto alla due, già siamo all'ingresso curva, ancora si rilancia la natura per questa volata dei meno 5. Volata per il meno 5, segnazione del punteggio. 203 Menegaldo, 210 Siviglia, rispettivamente 2 punti, 1 punto. Il gruppo passa adesso. Il terzetto adesso in testa, staccato il quarto atleta, quindi sono 6 atleti in fuga. Adesso si va a sprintare per il punteggio dei meno 4. .96 Giotto, 210 Siviglia, sono i punti appunto rispettivamente di 2-1. Il gruppo adesso passa al traguardo, ma la fuga ormai è andata, sono 6 atleti adesso in fuga che si stanno dando battaglia per conquistare i punti dei meno 3, ed è Menegaldo, dovrebbe essere l'atleta dello Spinea con un giro margine di vantaggio su questo traguardo. 203 Menegaldo, 210 in Siviglia, prendono rispettivamente 2 punti, 1 punto. Passa adesso il gruppo, invece per la testa già siamo ai meno 2. Quindi meno 2 per la fuga. 96 Giotto, 46 Bossi, rispettivamente 2 punti, 1 punto. Siamo ormai alle fasi cruciali, passa adesso per gli ultimi 100 metri il gruppo dei meno 2.
passaggio del gruppo ai meno due per voi, e invece al passaggio sarà per questo gruppetto in fuga la Campana, dove si stanno andando a giocare il titolo italiano. 3-9-3 a munizione, 137 Montiero, 46 Borsi, sono l'assegnazione dei punteggi di 2-1, quindi abbiamo sentito la Campana per il gruppetto in fuga, che adesso va a spiegare per l'ultima assegnazione del punteggio di 3-2-1, che deve essere, passa adesso il gruppo, anche per loro Campana, ed è l'arrivo finale, quindi l'assegnazione dei 3 punti per chi vince. Quindi 137, 203 e 18, 237, 203 e 18 rispettivamente, 3 punti, 2 punti e 1 punto. Ci aspettiamo la classifica ufficiale, adesso intanto termina anche il gruppo, la loro gara a punti per la piazza della classifica finale. Attenzione.